Palazzo Blu a Pisa fino al 26 febbraio 2023 sono protagonisti macchiaioli, ovvero quel movimento formato da pittori italiani che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell'Europa della seconda metà del XIX secolo. Si tratta di una retrospettiva di oltre 120 opere, capolavori provenienti da collezioni private solitamente inaccessibili e da importanti istituzioni museali italiane. Il termine macchiaioli fu coniato nel 1862 da un recensore della Gazzetta del Popolo, che così definì quei pittori che intorno al 1855 avevano dato origine a una vera e propria rivoluzione della pittura in senso realista. La parola, nell'intento del giornalista, era dispregiativa e giocava sul doppio senso. Darsi alla macchia, infatti, significa agire furtivamente, illegalmente. Questo movimento, che voleva essere anti-accademico, aveva invece origini profonde nell'arte figurativa italiana. Lo stesso termine macchia era stato utilizzato da Giorgio Vasari a proposito delle opere mature di Tiziano. L'esposizione prende il via dal Caffè Michelangelo di Firenze, nel quale approdano nel 1855 i toscani Telemaco Signorini, Odoardo Borrani, Raffaello Sernesi, Giovanni Fattori, Adriano Cecioni, Cristiano Banti, Serafino dei Tivoli, ai quali si uniscono poi il napoletano Giuseppe Abbati, i veneti Vincenzo Cabianca e Federico Zandomeneghi, il ferrarese Giovanni Boldini, il romagnolo Silvestro Lega, il pesarese Vito D'Ancona e romano Nino Costa. La mostra racconta l'eccitante avventura di questi giovani pittori che si definivano progressisti e contestavano l'Accademia di Belle Arti nella quale si erano formati sotto l'influenza di importanti maestri del romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez, e riuscirono a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell'arte non solo italiana. Quello dei macchiaioli è uno sguardo totalmente nuovo sulla realtà. Le loro opere sono semplici solo in apparenza. Perfezionando lo strumento espressivo della macchia, preso dall'esempio dei cinquecentisti veneziani, i macchiaioli si avventurarono sulla via della luce, realizzando quadri che avevano come protagonista la società a loro contemporanea. Dipinsero soprattutto paesaggi rurali che loro stessi vivevano e di cui avevano diretta esperienza, come Castiglioncello, la Liguria e la campagna fiorentina di Piacentina. Delicate scene d'interno, timidamente realistiche e eventi storici in opere che volevano essere espressione dei valori etici e morali di un'epoca gloriosa, quella risorgimentale. Ed è proprio per via dei suoi valori universali che l'arte dei macchiaioli risulta ancora oggi così attuale, affascinando con la poesia di straordinari capolavori, dalle cucitrici di camicie rosse di Borrani alla battaglia di Magenta o In vedetta di Giovanni Fattori, indelebilmente impressi nella memoria collettiva. Lo sguardo intimo sulla realtà, la visione antieroica e profondamente umana che i macchiaioli ebbero del Risorgimento hanno del resto incantato anche il mondo del cinema, da Luchino Visconti a Martin Scorsese.